Buonasera a tutti, benvenuti a casa Pallacanestro Perugia, il 18° appuntamento insieme a telecamere spente. Si facevano due conti e le ospiti che sono con noi stasera hanno scommesso sul numero 18. Loro sono spettatrici affezionate, non si perdono un mercoledì, incollate davanti allo schermo alle ore 20:30. È una puntata un po' speciale perché ieri, come tutti ben sapete, è stata la festa della donna e allora abbiamo deciso di celebrare le donne della Pallacanestro Perugia. Sondaggio interno, sono venute fuori loro tre per essere ospiti stasera qua in studio con noi. Cosa ridete? Abbiamo vinto! E allora salutiamole subito, sono le più indisciplinate in assoluto, entrate negli studi di TEF Channel, è accaduto di tutto e di più, luci che si sono spente, connessioni internet saltate, sono venuti rispettivi figli e figlie, non è successo nulla, educazione massima, la presenza delle mamme sta sovvertendo un po' l'ordine naturale qui negli studi di TEF Channel. Allora buonasera, iniziamo da colei che è un po' la capoltrà, no? Così possiamo definirti, anche perché sei l'unica che non ha esperienza concreta reale, che non ha giocato a basket, mettiamola così, quindi sei la cheerleader di turno. Buonasera Michela Manfroni. Buonasera. Da 10 anni vivi praticamente stabilmente all'interno del palazzetto, no? Sì. Tutta colpa di Samuele e Simone, i tuoi figli. Samuele è stato ospite mercoledì scorso, educatissimo, non si perde una partita, abbiamo scoperto, segue tutte le formazioni che giocano, in pratica lui è lì. Quanti chilometri devi farti per stargli dietro? Per tutto? Parecchi. Però insomma... Lo faccio volentieri. Sono due ragazzi, ti danno anche belle soddisfazioni. Sì, sì. Dentro e fuori dal campo. Sì. Così come grandi soddisfazioni le danno anche... Cosa ridi? Le danno anche Gaia e Ilaria a chi? A Michela Chiami. La mamma di Gaia e Ilaria. Gaia stabilmente anche in prima squadra, anche lei è stata ospite qua da noi. Ilaria, più piccolina, classe 2006, verrà una delle prossime puntate. A tuo rischio e pericolo. Esatto, perché ci dicono sia indisciplinata come la mamma, vero? No, Ilaria è bravissima, Ilaria è bravissima. Ilaria è una ragazza che è, fra l'altro, stabilmente con l'Under 17, la Serie C, è la prima ad aiutare anche le compagne a cercare di fare gruppo. E allora, se c'è una compagna come Anna, che è infortunata, che cosa bisogna fare per tirarla su di morale? Dicelo tu, Michela. Andare in discoteca. Portarla a ballare, quello che è accaduto sabato scorso, per la gioia della mamma, Nicoletta Taglia, che salutiamo. Ciao Nicoletta. Buonasera. Tu sei stata d'accordo, chiaramente. Sì, ho convinto io veramente la mamma. Ha fatto la trappola. La dovete sapere che è un po' come fossimo dal parrucchiere, qua si sta spettegolando di tutto e di più. Abbiamo detto puntata eccezionale, chiaramente in ottica festa della donna. Abbiamo detto però che tutti hanno un trascorso importante legato alla pallacanestro, perché Michela è stata giocatrice di alto livello, no? Ce sì, lo confermi? Altissimo. No. Altissimo. Nicoletta è stata allenatrice importante, hai un solo neo però, nel tuo curriculum hai un neo. Eh sì, grosso. Quello di aver avviato alla pallacanestro Francesco Posti. Ecco la domanda, tranello. Se lo confermi, è vero? Sì, ebbene sì. Il piccolo Posti. Senti, che bambino era? Raccontacelo. Molto educato. Molto molto appassionato, tantissimo. Poi loro erano un gruppo dell'annata 1975 a Marciano, che era un gruppo numeroso, andavano a scuola tutti insieme e quindi era bello allenarli, perché se volevano veramente bene si trovavano anche dopo gli allenamenti, dopo le partite. È stato bello. È vero che sei stata tu a farlo iniziare ad allenare, in qualche modo hai avuto qualche responsabilità in questo? Non lo so, se te l'ha detto lui. L'ha confermato Francesco Posti, che non può essere qui perché sta allenando, ma avrebbe comunque voluto essere con voi e in qualche modo è qui con voi, vediamo perché. Che combinato. Carissime, non posso essere presente in studio per motivi lavorativi cestistici, avrei voluto portare una mimosa e niente, ruberò questo albero dietro di me per voi. Si è rovinato col cresci però, eh? Da piccolino aveva queste chicche oppure proprio come ha detto Michela crescendo ha peggiorato? Penso che è peggiorato. Senti,
senti, dacci un giudizio, facciamo così, giudizio da tifosa, poi il giudizio tecnico. Eri presente sabato al sì. Palapellini, perché le ragazze dell'AB sono subito tornate a vincere, l'hanno fatto battendo Siena 57-54 alla vigilia di quella che sarà la sfida più attesa sabato prossimo, trasferta in casa dell'Acle Livorno capolista. Che partita hai visto, Nicoletta, sabato al Palapellini? Ho visto una partita all'inizio bene, sono partite bene come in altre partite, infatti 9-2 era, mi sembra, all'inizio il punteggio. Poi piano piano si sono fatti rosicare tutti i punti di vantaggio e io a mio avviso sono stanche, secondo me, io le ho viste stanche, infatti fanno fatica. E quindi, non lo so, troverà una soluzione il mago Posti. Il mago Posti. Punto a punto, fra l'altro, alla fine 57-54, però, insomma, fino a 20 secondi dalla fine, partita assolutamente in equilibrio. Anzi, ottimo, Roberto Furasepi alla regia ci sta già mandando l'immagine. Andiamo dentro allora proprio anche con l'audio, ripartendo da qua, dal 14-10 per Perugia. Ottima penetrazione. Posizione, girarsi. In compiere perno e riuscire. Purtroppo ho sbagliato il passaggio. Ottima però. Diciamo l'impostazione con almeno due lunghe. Le sue ragazze. Ottimo passaggio di soli. Due, molte piccole, molto forti. Una volta che Perugia dà la palla ai lunghi, è molto più difficile alla vita. Ha letto molto bene al numero 16 le intenzioni e ha recuperato un pallone. Sbagliato. Fortunate quelle ragazze. Soli vede subito Vescovi in contropiede. Tre punti non va, ma rimbalza il Cardinali che prova l'entrata a canestro. Vescovi, Ilarida, tripla di Ricci. Segnata! Dell'azione. Ottima iniziativa di Aquina. Porta i suoi frutti. 35-26 per Perugia, con Siena che però prova l'entrata a canestro. Palla intercettata, il passaggio di Ricci. Vescovi. Scarica Ricci. Prende la tripla Ricci. Nessuno rimbalzo, cioè tu concedi un tiro dove sai sicuramente che con le percentuali che hai. Che scarica a Ricci che pensa di tirare ancora una tripla. Ottimo floater. Iniziativa di Ricci che dopo la tripla il canestro. Rischiamo, ecco che la palla l'ha presa. Blocco a centro area per trovare uno scarico libero. E trova. E in queste due partite anche una ottima prestazione in attacco. Recupera il pallone, si getta subito in contropiede. E segnano. È la specialista da tre che può entrare e fare subito buoni punti. Prova ad entrare, palla sotto, Manganiello ci prova. Forse un fallo, non segnalato. Cragnolino dall'angolo. Carichi per Siena. Altra palla dentro per Siena. Purtroppo sfortunata rimbalzo Perugia. Altro tiro libero per la mancina. Né Perugia né Siena hanno mai cambiato. Prova Siena adesso il tiro. Lo trova. Aquinardi prende il rimbalzo e subisce fallo. Tiro libero. Messo a segno. Ottiene fallo. Vescovi ottiene il fallo. Finisce la partita e Perugia vince questa partita molto difficile. Ottima azione di Soli che è riuscito a recuperare un ottimo pallone. Giudizio tecnico del coach di turno, l'abbiamo sentito. Giudizio da tifosa invece. Allora partiamo dall'assunto. Tu ci hai detto di basket e non capisci nulla, quindi ci facciamo riferimento a quello che ti dicono i tuoi figli. Quindi Samuele e Simone, cosa ti dicono delle ragazze della B? Che hanno giocato bene, magari dovevano essere più decisi sotto canestro. Se hanno sbagliato un po' troppo. Però hanno, anzi, riferito questo. Io vedo tutte la cavi molto bene. Si vede che hai fatto un po' scuola da Giulio Corsaro. Anche Giulio. E state buone perché alla fine non eviterete il pronostico, neanche voi, oramai è un tormentone. E mercoledì scorso nessuno ha azzeccato il pronostico esatto, cioè la vittoria sì, però né il distacco, cioè il più 3 di Perugia su Siena, né il 57-54. Gaia invece torna a casa, che cosa ti dice delle sue compagne? Gaia è contenta, Gaia è felicissima perché sta su un gruppo bello, importante anche, nel senso che ci sono ragazze, a parte il gruppo storico, diciamo, della pallacanestro Perugia, che era già, loro le hanno sempre viste come, diciamo, le ragazze più brave che c'erano in circolazione, ma poi con gli innesti di quest'anno, insomma, sono giocatrici di un certo tipo, quindi fa sempre piacere stare in mezzo a certa gente, insomma. Poi sono ragazze molto brave che sanno fare gruppo, fanno sentire anche le più piccole parte integrante, esatto, quindi
Lei è molto contenta. A mamma Michela come giocatrice chi somiglia più, Gaia o Ilaria? Mamma Michela era scarsa. Ma no, facciamo così, alla nonna invece chi somiglia più? La nonna era brava, però ha dovuto smettere per motivi, esigenze lavorative, a una certa età bisognava lavorare, iniziare a lavorare, quindi la pallacanestro era, tanti anni fa era solo un divertimento, quindi ha dovuto lasciar perdere, la nonna era... brava, molto brava. Quindi tu facevi come Ilaria, tu portavi a ballare le tue compagne per tirare... Io ero un po' la casinista della squadra. Se c'era la casino c'ero, però. Tra l'altro si è acceso un bel siparietto sabato nel post partita in serie di intervista fra il coach Francesco Posti e l'assistant coach Antonio Bengivenga. Andiamocelo ad ascoltare. Antonio Bengivenga, l'avete fatto per tenere tutti incollati lì fino all'ultimo? Sì, ci piace la suspense. In realtà non stiamo giocando la miglior pallacanestro del periodo, sicuramente, ma questo va anche bene perché il momento clou della stagione si sta avvicinando, quindi è giusto che in questo momento non andiamo al massimo, però con le unghie e con i denti siamo riusciti a strapparla. Devo fare i complimenti a Siena perché ha giocato un'ottima partita con grande lucidità, soprattutto togliendo fluidità al nostro gioco offensivo, sono state molto brave. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti con un'intensità, vieni Frace. Oggi coach Bencivenga, finita la partita, ha detto che non è stato d'accordo su nessuna delle mie scelte. È vero. Quindi la coppia Bencivenga-Posti inizia ad avere una crisi. Una piccola crisi. Sì, è vero, abbiamo letto due partite diverse, però è giusto così. Tu come l'hai letta? Credo che alcune rotazioni, soprattutto... cioè, in pratica io penso questo. Loro hanno giocato il terzo e il quarto periodo in guardia chiusa su Cragnolino. Io in questi casi avrei scelto di togliere a loro il punto di riferimento, cioè avrei deciso di togliere Cragnolino per fare in modo che loro perdessero quel progetto difensivo, e questa è una prima cosa. Poi sulla nostra rotazione delle guardie avrei fatto delle scelte diverse, ma questo ci sta, perché voglio dire, posso dire che fino a oggi non avevo mai provato questo tipo di asimmetria rispetto ai ragionamenti che ha fatto Francesco, però sono contento che alla fine l'abbiamo portata a casa. E quindi chi ha ragione, Francesco Posti o Antonio Bencivenga? No, Francesco Posti ha sempre torto. E non sono d'accordo. E allora, forse ci siamo abituati troppo bene, perché qua è arrivata una squadra che è quarta in classifica e prima dell'infrasettimanale veniva da 8 vittorie consecutive. Il Sartor ha detto: questa è una partita allenante. Condivido, cioè è una partita che è come se fosse una partita dei playoff. Ai playoff saranno così le partite, anzi la mano sarà ancora più fredda di tutte e due le squadre, anzi probabilmente di chi c'ha più da perdere, noi che abbiamo più da perdere, che siamo, se ci giochiamo il secondo o il terzo posto con Valdarno, peggio. Noi adesso andiamo a Livorno cercando di fare una buona partita, cercando di metterli in difficoltà, e io sono tranquillo perché in settimana ci alleniamo bene. Allora, Lucila è stata in campo sempre il terzo e quarto quarto perché si accoppiava bene con Babucci, la ragazza loro mancina. Loro giocando con 4 esterni, secondo me non potevamo mettere una lunga a difendere su di lei. E stesso discorso, rotazione delle esterne, vabbè, però è... cioè, se fossimo stati sempre d'accordo su tutto era un problema. Antonio è lì per massacrarmi. Io poi rifletto e... Quindi stasera la cena la paghi tu o Antonio? La paga Manganello e Aquinardi la cena. Stasera la pagano Manganello e Aquinardi. Senti, le tue ragazze si sono meritate la mimosa quindi per la festa della donna oppure no dopo la prestazione di oggi? Le ragazze la mimosa con me se la meritano 365 giorni l'anno. No, a telecamere spente, meravigliose, andiamo su Michele, io ti faccio Francesco Posti, ma le ragazze con me si meritano la mimosa 365 giorni l'anno. Ma gliela regala mai? Occhio però, perché ormai si è preso l'albero, quindi domani fa... domani sega direttamente fa tutti i rametti, di volta in volta fa tutti i rametti. No, sega direttamente l'albero, arriva il Pellini con l'albero sotto braccio. Sì, Michele, sei stata particolarmente attenta, dall'alto della tua esperienza, sulla rotazione delle guardie, che cosa ne pensi di cui parlava Francesco Posti? Non è facile. Ha risposto anche seriamente, insomma, aspetta, coinvolgiamo Nicoletta, chi ha ragione? Antonio Bencivenga o Francesco per Posti? Per me Francesco Posti tutta la vita. Solo perché l'hai cresciuto tu. Vai, Michela Bastian Contrari, chi ha ragione?
Ma io, Antonio, è molto simpatico, quindi hai ragione. Stavolta parteggio per Antonio. Per Antonio. No, però vabbè, dai, il calo ci sta. Il calo ci sta. Sabato abbiamo detto big match contro Livorno, fra l'altro la pallacanestro Perugia ha anche una detta alle pubbliche relazioni, un po' quello che faceva Michela Chiami da giocatrice, sapete chi è? È Giulia Ricci, andiamo a vedere perché. Ospiti speciali direttamente dal pubblico, dal nostro caloroso pubblico. Oggi poco. Volevamo sapere un commento a freddo della partita. Una partita difficile, giocata bene in difesa soprattutto l'ultimo quarto, dopo la strigliata sentita anche dal pubblico, però è una partita difficile vinta grazie a una grandissima difesa nel finale. Bene, e grazie a Ricci. Perché? MVP Giulia Ricci. Perché che ha fatto Ricci? Ha messo una bomba dall'angolo, io mi ricordo quella. A tabella. È vero. Ilari da tripla di Ricci, segnata! Tosta, una partita sicuramente che ha richiesto tanta concentrazione fino all'ultimo secondo davvero e tanta energia in difesa che purtroppo spesso non siamo riusciti a mettere, però poi forse anche per il tifo dalla panchina, dagli spalti siamo caricati e per fortuna l'ultima palla che era lì vacante l'abbiamo recuperata e quindi vinta. E sai questo rush finale anche dopo questa partita? Sicuramente allenante, tanto e forse ci mancava perché è stato un periodo comunque come abbiamo sempre detto ultimamente purtroppo di mancanza di qualcuno in allenamento, tra l'altro io, e quindi sicuramente un modo per prepararci adeguatamente allo scontro della prossima settimana. Senti, i coriandoli di carnevale l'hai finito? Sì, li ho finiti. Sì, non ho festeggiato carnevale perché mi erano rimasti qualcuno sotto al tappetino della macchina. Io faccio il reclamo all'autolavaggio perché ne ho trovati ancora. Sono andate a ballare perché pensavano fosse ancora carnevale i vostri figli. Insomma, tutto torna ora. E pronostico, lo siete studiato? Sì. Prima ci fermiamo, fascia pubblicitaria, un minuto e mezzo, torniamo, dobbiamo pescare un paio di ricordi dal cassetto, faremo un po' di Amarcord, ma anche la carrellata, tutte le formazioni giovanili, sono arrivati risultati importanti in questo weekend, allora 90 secondi, poi di nuovo qui alla Canestro Perugia. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. A Perugia, nella splendida cornice del parco di Pian di Massiano, Agenzia Reale Mutua e Lloyd's London. Quella degli agenti assicurativi Marco Passeri, Paola Passeri e Massimo Bonet è una storia di successo, di un percorso generazionale che dal 1945 si è evoluto e tramandato nel tempo. Agenzia Reale Mutua e Lloyd's London operano con passione e in maniera organizzata in ogni ambito assicurativo. Un team di professionisti sempre pronto ad ascoltare, informare e consigliare, prospettando innovative soluzioni assicurative. Vieni a trovarci a Perugia, in Viale Tazio Nuvolari 19. Agenzia Reale Mutua e Lloyd's London. Be different. We'll be right back.
tutti insieme siamo una famiglia. Lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo, mettendo le persone al centro. Di nuovo insieme a Casa Palla Canestro Perugia, allora una puntata dedicata alle donne. Iniziamo nella carrellata dalla Serie C Under 17 femminile. Allora Michela, presentaci tu le ragazze, poi facciamo parlare Nicoletta, anche perché dobbiamo farle anche una mezza sviolinata. Allora andiamo dentro con te. Come lo definiresti questo gruppo? Allora, è un gruppo che era nato per essere in una maniera, poi è stato... Prima definizione da mamma, poi da ex giocatrice, la mettiamo così. Vai, da allora, mamma. Michela, mamma cosa dice, come sono queste bambine? Da mamma, no, bambine no, perché c'è mezzo Gaia, c'è mezzo... fanno arrabbiare, fanno un po' arrabbiare, perché non sono molto consapevoli di loro stesse, però stanno facendo miracoli per quello che... per come era nato il gruppo e per come poi stanno andando avanti, perché giocano delle bambine, in Serie C ci sono delle bambine, nel senso, adesso se mi senti l'aria si arrabbia, però 2006-2007 ha giocato con gente di 30 anni, anche più, perché... Si abituano nei locali, capito, perché lei va a ballare. Prendono tante botte. Fanno esperienza fuori dal campo, no? Stanno facendo miracoli. Nicoletta invece è una sviolinata da parte anche di Riccardo Ercoli un paio di puntate fa, sempre presente, anche Satia Riccioni che è stata qua da noi al momento dell'infortunio, ha detto Nicoletta è stata la prima, subito ha cercato insomma di sincerarsi delle mie condizioni. Sei sempre lì? Anche quando tua figlia è infortunata te li segui sempre? Sì, beh, la passione è estrema. E poi mi ricordo che comunque anche quando giocavo io, se c'è interesse oltre all'allenatore, se c'è anche qualcun altro che le carica, che ti porta l'interesse e ti manda tutta la passione, secondo me fa un sacco gruppo e fa bene al morale e a tutto quanto. Anche se il mio massaggio poco più è servito, perché lei c'aveva uno strappo. Uno strappo, però... ferma due mesi, infatti il massaggio ha dato i suoi effetti, devo dire anche però anche se c'è qualcuno che tira il cerotto, che ti passa il ghiaccio, secondo me è una cosa che fa bene al gruppo. Consiglio però a casa, se avete bisogno di fisioterapia, non rivolgetevi a Nicoletta, magari. Anche perché Ilaria gli ha messo il ghiaccio e poi si è stirata. Oh, adesso... Ora vengono fuori tutti gli altarini. Carrellata, iniziamo dalla promozione, è arrivata la terza vittoria di fila, abbiamo anche un'immagine contro il basket fratta da parte dei ragazzi di Coach Breghi, nonostante la presenza di Riccardo Ercoli è arrivata la vittoria, 10 punti per Mattaioli, 11 punti per Buttiglia su tutti, e andiamo avanti anche con le immagini, andiamo a parlare dell'Under 15. Che ha conquistato una vittoria, Under 15 di Pennacchi, che ha superato 71-49 Marciano, a cui potrebbe illuminarci Nicoletta. Altra vittoria, un gruppo che sta facendo davvero molto bene, quello di coach Riccardo Pennacchi, che vediamo nella foto, e andiamo avanti con le immagini. Siamo all'Under 14, i ragazzi dell'Under 14 ce li vediamo qui, nelle immagini, la vittoria, l'ultima vittoria arrivata contro Gubbio. Che vittoria è stata, Michela? È stata una bella vittoria, come spesso fanno loro. È un gruppo che sta stravincendo tutto quanto, sì. Sono molto determinati, è un bel gruppo che si allena sempre. Simone cosa ti dice? Simone deve sempre fare i suoi punti a partita. E Samuele, da fratello maggiore, cosa dice invece a Simone? Niente, ognuno ha le sue doti. Ah sì? Sì. Ho un ragazzo di 1,90 m e un 1,65 m tignosissimo, che proprio non si tiene in campo. Non si compensa, no? La senti? Sì, si compensa. Se lo mette sulle spalle Samuele a Simone, se lo mette sulle spalle lo porta a canestro. Sì. E invece su Samuele cosa puoi dirci? Al di là abbiamo detto, lui si è fatto anche una bella esperienza a Reggio Emilia, insomma un ragazzo di qualità importante. Samuele si stanno allenando molto bene con l'Under 17, lui fa anche il campionato Under 16,
e sta diventando proprio una bella squadra. Durante la pandemia cosa hanno fatto? Giocavano in casa come... È stata durissima proprio. Cioè? A tenerli fermi non so come hanno fatto. Sono stati bravi perché, però non so come hanno fatto. Ancora ogni tanto ci penso. Gaia e Laria invece cosa hanno fatto durante la pandemia cestisticamente parlando? Niente, perché comunque chiusi dentro casa. Gaia ha rischiato di uscire un attimo fuori di testa a un certo punto, perché Gaia non dormiva più. Gaia non riusciva più a dormire, in giorno è partita, io vado a camminare, partita gridando, ho detto ma dove vai? Vado a camminare perché io non sono stanca, non dormo, sto impazzendo. Come le vedete adesso, come li vedete adesso? Cioè superata, ce l'auguriamo questa pandemia? Tutto bene adesso. No, beh, la pallacanestro è un diversivo, sì. È importantissimo, quindi si sfogano dalla scuola, dall'università, per i grandi e per i piccoli, importantissimo, perché comunque hanno una valvola di sfogo salutare, tra l'altro. Siamo una bella famiglia, secondo me. Anche a livello di genitori, no? Per quanto riguarda ragazzi, under 14, under 15, andiamo eccetera. A pranzo insieme, si fanno le cene, bella cosa, sì. È il clima giusto, sì. E poi, insomma, quando c'è da organizzare qualche serata... Adesso tira fuori qualcosa, guarda. Che No, chiamate pure Ilaria, dicevo, che ci pensa... Tu lo sai che è bene che non la incontrerai mai, Ilaria, per questa pubblicità che le stai facendo. Andiamo avanti perché sono scesi in campo anche i bimbi del mini basket, i più piccoli, un doppio turno, prima partita a San Sisto contro i Parità, eccoli qua, con... l'infaticabile Angelo lì ad arbitrare, Carlo Borri in panchina invece, il lavoro sporco lascia fare tutto ad Angelo, scorriamo pure, andiamo avanti con le immagini, grazie a Roberto Forasiep in regia, e la gara successiva si è svolta a Passignano in una sorta di mini campionato anche per i più piccoli, insomma sono le prime gare vere per loro, tante bambine fra l'altro anche nelle fila di Passignano, questa è un'altra nota importante, come il mini basket veda scendere in campo sia i maschietti che le femminucce, e abbiamo anche qualche altra immagine, qui l'abbiamo tirata fuori da qualche cassetto, il commento lo lascio tutto a voi, vediamo un Angelo di qualche anno fa, tu Michela qui, chi riconosci? Qua c'è mio figlio e parecchi ragazzetti del 2008 che ancora giocano insieme. La cosa bella è questa, distanza di anni, ancora sono lì. Cioè, questa è una Simone foto del 2016-17. Quindi sono passati 5 anni e ancora tutti lì, nelle fila della pallacanestro. Sì. Ultima foto, qui chi riconosci Michela? Ti ucciderà per questo. Qua c'è la bimba con la medaglia. Qui c'è Ilaria che da piccola era terribile. C'era l'allenatore del tempo che diceva, perché erano tre bambine, erano. Diceva sempre, io non ho tre bambine in squadra, io ho tre belve. E dallo sguardo, con l'occhialino, penso che si capisce. Però crescendo, insomma, è migliorata, no? Ora è decisamente bravissima, brava. Più tranquilla. Sì. Sì. C'è anche Samuele, no? Nella foto. Sì, c'è anche Samuele. E c'è Lorenzo Corsaro. C'è Lorenzo Corsaro. Adami, Michele, c'è Patrick in mezzo lì. Patrick, poi no, gli altri credo che hanno smesso. C'era Bianca che ha smesso, e c'è come si chiama? Arianna. Senti, mi fa un po' affetto rivedere queste foto, considerando in mezzo c'è stata una pandemia, poi c'è, i bambini crescono, crescono tutti all'interno della pallacanestro Perugia. Erano piccoli, erano veramente piccoli. Tu ci avresti pensato che Gaia e Laria sarebbero arrivate, avrebbero continuato a giocare? Che avrebbero continuato a giocare, sì, perché la passione ce l'hanno sempre avuta. Mm-hmm. Non sapevo fino a che livello magari potevano arrivare, però che loro comunque avrebbero continuato per divertirsi, sicuramente sì, quello sì. Tu Nicoletta invece per quanto riguarda Anna? Anna? Lei adesso è ferma perché ha avuto un paio di infortuni alla caviglia e speriamo di poter tornare presto, io gli sto dando tanto, tanto coraggio, speriamo di poterlo fare, però purtroppo anche la mamma ha sofferto di questi problemi. Ah sì? È tutta colpa tua allora. Sì. E non sei, me l'ha anche detto. Non sei la, diciamo, la candidata ideale nel rimetterla in sesto, visto com'è finita con Sadia, però io ti dico, falla tornare in fretta in campo, altrimenti si fa tutti i sabati sera da qua in avanti. No, basta.
E Samuele Simone da piccolina ha iniziato da piccolissimi. Sì, sì. Ti avrebbero continuato, poi ci avresti scommesso? Sì, 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 sì. La costanza molto è stata anche la mia e di mio marito di portarli sempre agli allenamenti, la costanza quella è stata fondamentale. Mm-hmm. Però loro non hanno mai detto di no, tutte le volte sono andati con voglia a allenarsi, sempre. Sì, sì. E allora la chiudiamo così, pronostico e poi saluto finale a Francesco Posti ringraziandolo per la mimosa immaginaria che va fatto arrivare. Pronostico, iniziamo da Nicoletta. Quanto finisce Acli Livorno Pallacanestro Perugia di sabato? Io vorrei sapere se gioca Garcia Leon. C'è la pretattica da parte di Livorno. Senza Garcia Leon meno 12, con Garcia Leon meno 15. Sconfitta? Sì. Comunque in ogni caso sconfitta. Sì. Sulle orme di Giulio Corsaro, perfetto. Ci dai anche il risultato? Il risultato secco qualora la azzeccassi? 65-50. 65-50, bene, sarà felice Francesco Posti. Tu invece io per scaramanzia 58-49. 58-49 per? Acli 58. Acli 58 per Perugia 49. Tu invece Michele? Io 60-54. 60 Acli, 54, benissimo. Comunque vada, come avrete capito da casa, sarà un successo, sentendo i pareri illustri delle ospiti qua in studio. C'è sempre la scaramanzia. Sì, sì, la scaramanzia, anche Giulio Corsaro era solito dire così, poi si è beccato i rimbrotti del presidente Aquinardi. Non rientrerete più nel palazzetto, intanto grazie davvero per essere stati con noi a Nicoletta, a Michela, a Michela che salutano Francesco Posti. Come? Prendetevi la telecamera e così chiudiamo. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Anzi, grazie della mimosa dell'albero. Noi ci ritroviamo puntuali qui mercoledì prossimo a Casa Pallacanestro Perugia, sperando che il pronostico mai come stavolta sia stato sbagliato.